Siamo con Toto Gebbia, presidente regionale della FIDAL, una manifestazione, questo Giro di Sant'Ambrogio, che anno dopo anno acquista sempre maggiore, possiamo definirla, autorità nel panorama dell'atletica siciliana e non solo, con queste partecipazioni che ci fanno sognare, anche perché sia nella femminile che nella maschile ci sono atleti che parteciperanno ai mondiali la prossima settimana. Sì, devo dire che Sant'Ambrogio sono 19 anni, io ricordo ancora le prime edizioni perché partecipai io personalmente, cioè ricordo ancora negli ultimi anni che gareggiavo. Devo dire che il territorio madonita dopo Castelbuono c'è una Sant'Ambrogio che francamente dico detta un sportivamente parlando un buon parterre di atleti di un certo livello. Come hai detto bene tu, giustamente ci sarà qualcuno che andrà a fare i mondiali la prossima settimana a Budapest, in questo momento si stanno svolgendo. Sant'Ambrogio è questo piccolo borgo che è legato a Cefalugia c'ha una storia sull'atletica, perché al di là di Sant'Ambrogio anche per, se non vado errato, organizzavano il trofeo Santissimo Salvatore, che credo qualche anno non fanno più, e poi c'è un'altra bella mezza maratona, la Perla del Tirreno, che svolgono a settembre, un altro appuntamento internazionale per il territorio. Grazie.